Rolex Sea Dweller, un'icona dell'orologeria subacquea. Nel vasto panorama dell'orologeria di lusso, pochi nomi risplendono con lo stesso prestigio e l'identità iconica del Rolex Sea Dweller. Questo orologio è stato per decenni un punto di riferimento per gli esploratori degli abissi marini e gli amanti dell'orologeria di lusso. Il Rolex Sea Dweller ha fatto il suo debutto nel mondo dell'orologeria nel 1967 ed è nato per soddisfare le esigenze dei subacquei professionisti. Una delle caratteristiche più significative del Rolex Sea Dweller era la sua valvola di elio, una soluzione tecnica all'avanguardia che ha risolto un problema comune nelle missioni di immersione prolungate. Durante le immersioni ad alta profondità, l'elio, un gas leggero utilizzato nelle miscele di respirazione, penetrava nell'orologio attraverso la guarnizione, accumulandosi al suo interno. Alla fine dell'immersione, durante la fase di decompressione in camere apposite, l'elio avrebbe causato la fuoriuscita del vetro del quadrante o della lunetta. La valvola di elio brevettata da Rolex ha risolto questo problema, consentendo all'elio di fuoriuscire in modo controllato durante la decompressione, preservando l'integrità dell'orologio. Negli anni successivi, il Rolex Sea Dweller ha subito miglioramenti significativi, mantenendo la sua reputazione di orologio subacqueo di altissima qualità. L'orologio è diventato più resistente, più preciso e più funzionale, garantendo la sicurezza e la precisione delle immersioni anche nelle condizioni più estreme. La sua struttura è progettata per resistere alla pressione dell'acqua fino a 1220 metri di profondità, un'impresa eccezionale che pone il Sea Dweller tra i più resistenti orologi subacquei mai creati. L'appeal del Rolex Sea Dweller si è esteso ben oltre la comunità dei subacquei professionisti. Numerose celebrità di fama mondiale, tra cui il regista James Cameron, hanno scelto di indossare il Sea Dweller, riconoscendo il suo prestigio, la sua affidabilità e il suo design iconico. Nel 2012, James Cameron ha indossato un Rolex Sea Dweller durante la sua storica discesa nella Fossa delle Marianne, uno dei punti più profondi degli oceani. Questa avventura epica ha visto l'orologio resistere a pressioni incredibili e rappresenta una testimonianza straordinaria della robustezza dell'orologio. La combinazione di funzionalità subacquee avanzate, design iconico e prestazioni affidabili lo rende un'icona tra gli amanti del mondo subacqueo e degli orologi di lusso. Che tu sia un subacqueo esperto o un appassionato di orologi in cerca di un pezzo di alta qualità, il Rolex Sea Dweller è una scelta che non deluderà mai. La sua affidabilità in condizioni estreme e il suo design iconico lo rendono un compagno di esplorazione senza rivali per gli amanti degli abissi marini e gli amanti dell'eccellenza orologeria.